Ho visto un po' di delusione il volto di Andrea Zordan e secondo qui a Mercatale. Andrea, ho visto che ci sei rimasto male perché questo Benedetti ti è uscito improvvisamente. Sì, ha anticipato l'ultimo chilometro, io sapevo di essere più veloce, ho fatto una grande volata, ma devo ringraziare i compagni che mi hanno tenuto davanti, anche l'ultimo giro hanno fatto un treno fantastico. Io quest'anno sono veramente felice, già due vittorie. Oggi ci è mancato davvero un pelo e niente, spero di continuare così e se possibile insomma cercare di fare altri grandi successi come ho in preventivo quest'anno, perché insomma il mio sogno si sa qual è, quello di tornare in nazionale, quindi oggi penso di aver fatto una grande prova. Certo. Complimenti sicuramente al vincitore, però il rammarico c'è e mi tengo questo secondo posto e basta insomma. Hai perso tu la gara o è stato più forte l'avversario? Ma in questi casi di solito sono io che ho perso la gara, perché purtroppo in finale eravamo in 4-5 e nessuno ha voluto collaborare. Benedetti ha fatto uno scatto veramente grandissimo e ha fatto un po' la differenza. C'erano troppi pochi metri per arrivare al traguardo, altrimenti penso che ci saremmo insomma ricompattati. Grazie, c'è il vincitore, grazie Zorda. Luca Benedetti, Luca, allora ti ho intervistato stamani, ci teneva la vittoria è arrivata. Sì, non me l'aspettavo proprio oggi, sapevo di essere in una condizione che era buona, era favorevole, però col valore di tutti i corridori che c'erano oggi, una corsa importantissima come questa, mi aspettavo di far bene ma non di vincere. E niente, sono senza parole perché penso che è la vittoria più bella della mia vita oggi. Una corsa magnifica, un'organizzazione magnifica. Sono contentissimo. Senti, sei uscito lì improvvisamente dal viale, non ci aspettavamo questo scatto. Ma è partito Formolo e diciamo mi ha dato un po' lo slancio. E ho provato, ho detto in volata, sono battuto. E ho detto proviamo qua, se no l'ho persa. E allora mi è andata bene. Tu sei trentino, vero? Sono di Trento, in Val di Cembra abito. Sono in mezzo alle montagne, in mezzo alle Dolomiti. Terzo posto per Davide Villella, che insomma forse l'ha presa bene alla fine. Ci tenevi a fare bene a Mercatale, hai fatto bene, volevi la vittoria, è arrivato un terzo posto. Direi. Sì, ma non me l'aspettavo neanche di fare questo terzo posto, perché anche con il tempo così, dato anche che lo sorfetto domenica, non me l'aspettavo, è stato bravo Benedetti comunque a partire dopo la salita, ha scelto proprio l'attimo giusto, ha vinto meritatamente. Poi qua in volata Zorda è un attimino più veloce di me e è arrivato a questo terzo posto, sono abbastanza soddisfatto. Ti è piaciuta questa gara, anche se è difficile, anche un po' freddo oggi? Sì, non è la prima volta che faccio Mercatale, l'ho fatta l'ultima volta dal secondo anno. Penso il miglior partenti di tutta Italia sono qua. E niente, è stata una bella gara. Giovanni Rossi e Sauro Testi. Sauro, ti è piaciuta questa corsa a Mercatale? Una classica del nord, si diceva. Se ci fosse stato un po' di pavé nell'ultimo tratto sembrava più una Parigi-Roubaix o comunque un'altra classica visto il clima. Bellissima e poi il volto marcato dallo sporco, dal fango della corsa dei corridori dava un che di epico, come lo è questo sport. Veramente la sofferenza, la fatica, la grande pressione, bravissimo, e sempre gli organizzatori, è sempre una festa a Mercatale. Un trentino ma che corre in Toscana, questo ragazzo molto atteso alla vigilia. Il clima era molto da trentino perché è un grande freddo, però comunque tantissima gente, un'organizzazione come sempre splendida, un grande grazie, una cornice di pubblico e poi veramente questi corridori infangati arrivano alla fine dando tutto in queste ultime salite, è stato veramente uno spettacolo degno come sempre della corsa di Mercatale. Per gli sportivi ha vinto Luca Benedetti della Monsomanesi Bedogni, al secondo posto Andrea Zordan della Zalfa, al terzo Davide Villella della Colpac. Grazie, buon rientro anche al team Colpac e tutto la Mercatale, grazie ancora e buona serata.